Va ora in onda e vediamoci in radio. Molto bene. E vediamoci in radio, vediamoci in radio. Amici sportivi, vediamoci in radio. Commentatore, commentatore, vediamoci in radio. C'è una trasmissione, vediamoci in radio. Ma ragazzi, ve lo giuro, una roba pazzesca. Vediamoci in radio. Vediamoci in radio. Signore e signori, a voi Stello, Rossella, Natale, Alessandro. Buongiorno, eccoci qua, pronti, ci hanno chiamato e noi siamo prontissimi a partire con questa nuova avventura radioamore.tv e parte, parte finalmente questa avventura che ogni giorno, da lunedì al sabato, ci vedrà presenti in audio e video naturalmente, e non so quanto sia bello insomma vederci, però insomma alla fine ci tocca cari ragazzi. Assolutamente. Buongiorno, assolutamente. Buongiorno, buongiorno. Mi permetto di salutare anch'io. Ciao. Buongiorno. Natale, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Tu sei Stello, giusto? Io sono Stello. E tu invece? Alessandro. Buongiorno Stello, buongiorno Natale, buongiorno a tutti. Ciao ragazzi, dovevamo avere anche la presenza femminile, però oggi Rossella ha avuto oggi qualche problema. Oggi siamo solo noi uomini. Sono uomini, quindi ragazzi, tre uomini e una gamba. E allora, parte questa nuova avventura, una bella avventura anche perché, come dicevo, è nuova proprio di quelle, fresca fresca, ancora incartata. Sì, abbiamo voluto fortemente questa situazione che ci abbiamo provato e finalmente ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti. E oltre naturalmente a sentirci sulla nostra piattaforma, ringraziamo gli amici che ci seguono anche in TV, quindi ringraziamo Esperia TV che in questo momento appunto ci sta ripetendo, quindi ci vediamo proprio su Esperia TV, ringraziamo. E fra le altre cose, oggi abbiamo anche due personaggi insomma che fanno parte dell'entourage. E che personaggi, insomma, noi mica prendiamo così. Le alte istituzioni di Esperia. Ai vertici, quindi li abbiamo qui e quindi oggi parleremo. Noi avevamo preparato un argomento che comunque svilupperemo nel corso di questa trasmissione, che oltre a vedere noi tre, insomma, anche sentire noi tre, c'è anche... Che non è un bel vedere, Natale. Esatto, però c'è anche la parte musicale, e la parte musicale sarà con i nostri video naturalmente, ma anche abbiamo degli ospiti che intervisteremo giornalmente, saranno del mondo della musica, dello spettacolo, insomma, li avremo tutti i giorni o al telefono o qui, insomma, se verremo avremo anche la possibilità di averli in studio. Dicevamo, oggi avevamo sviluppato un argomento che tratteremo, che è quello della televisione. La televisione ieri e oggi, no? La differenza tra la televisione ieri e oggi, visto che oggi abbiamo anche due personaggi, ma ne avremo uno in diretta che di Esperia TV. Però vogliamo essere un po' più seri all'inizio, perché vogliamo... Assolutamente bisogna fare questo accenno a quello che è successo a Parigi. Che è stata vittima di questa situazione, diciamo, poco piacevole per dire... Dire che è stato veramente un andare in onda e pensare un po' a scherzare, a ridere, devo dire che è veramente difficile, però come si dice bisogna andare avanti, proprio perché vogliamo mantenere le nostre abitudini nonostante tutto, perché quello che vogliono fare è proprio quello di minare le nostre abitudini, quelle abitudini che noi tutti i giorni, quelle che purtroppo anche quei ragazzi quella sera stavano facendo, quindi davanti ad una birra, davanti ad uno spettacolo con degli amici che purtroppo insomma hanno concluso la loro vita purtroppo per mano di questi personaggi che insomma non abbiamo modo di proprio come definirli, perché... Ma sinceramente no, io non trovo una definizione adatta. Esatto, perché cioè, potrei animali... trovarla, però sarei molto scurrile. Però no, a volte dicono animali, ma gli animali no, perché gli animali non fanno quello che fanno purtroppo gli uomini in questi casi, anche poi il nome di chi non si sa. Comunque noi siamo vicinissimi al popolo francese come staff di Radio Amore, esatto, quindi Radio Amore TV, quindi siamo veramente vicinissimi a quello che è successo. Ma come dicevamo, la nostra trasmissione oggi tratterà appunto il tema anche della televisione, che è stata anche impegnatissima in questi giorni, che purtroppo è vero. Va bene, allora noi partiamo con il primo filmato, quindi con il primo brano di oggi, con questa canzone di Ariana Grande che si chiama Focus, e poi torniamo naturalmente per sviluppare i nostri argomenti. Bella gente, vediamoci in radio, eh.
Focus, bella canzone per iniziare questa nostra trasmissione di oggi. Beh, d'altronde un focus di discussione lo abbiamo aperto anche nel corso di questa nostra puntata di oggi. Vediamoci in radio. Allora, ragazzi, dicevamo, sviluppiamo un po' questa trasmissione, parliamo un po' della televisione. La televisione, questo apparecchio che ormai strano, è un tubo catodico, che ormai tutti abbiamo in TV, no? Sì. Abbiamo la TV in casa, abbiamo parlato anche il canone, quindi chi non ce l'ha? Anche il canone si arriverà nella bolletta telefonica. Sì. Elettrica. Ormai è obbligatorio. Tu lo paghi il canone? Lo pagavi tu, Natale? No, perché mi fai questa domanda, Natale? Cioè, proprio questa è una domanda particolare. No, così, che potrei risponderti come no. Come no? Come no? Assolutamente. Cioè, lo paghiamo tutti non il canone. Ti paghiamo il canone. Da quando ti metteranno sulla bolletta dell'Enel avremo le candele a casa, così non ci sarà questa problema. Però la televisione come è cambiata? Io volevo dire, prima di cominciare, volevo ricordare che se volete parlare con noi, mettervi in contatto con noi, vi do un numero di WhatsApp, ormai siamo tutti WhatsApp, abbiamo gruppi. Allora è 366 41 50 500, quindi 366 41 50 500 se volete intervenire anche potete voi. Potete scriverci ciò che volete, anche parlando dell'argomento che stiamo trattando. Che è la anche sulla nostra chat, appunto sulla www.radioamore.tv c'è una chat e da lì potete anche con noi interagire. Anche per giudicare le nostre facce belle che finalmente si vedono. Non cominciamo a parlare di fare giudizi cose perché sennò praticamente assolutamente partiamo svantaggiati sotto questo aspetto. La televisione è sempre quella, però cambiano i personaggi, cambiano tranne le situazioni. Qualcuno tipo Vespa, cambia un po' tutto col tempo, no? La televisione è cambiata. Sì. Per esempio, segui i tempi, giusto? Per esempio, facciamo un paragone, no? Negli anni 70, negli anni 80, immaginarsi un Grande Fratello sarebbe stato sempre l'altra volta parlavo con Stello della televisione degli anni 70, cioè in bianco e nero, che c'erano già senza tecnologia, la televisione era già abbastanza avanti. Mi ricordo questa cosa, inquadrature particolari. Erano i primi tempi. Che adesso con la tecnologia è molto più semplice, invece lì veniva fatta anche le scenografie venivano fatte con chiodi e martello. Sì, allora insomma. E quindi immaginarsi un Grande Fratello, secondo me sarebbe stato meglio prima. Secondo te è meglio? Sì, secondo me sì. Ecco, io per esempio la cosa che mi fa. Una volta c'era il Varietà, però. Ecco, no? Il Varietà del sabato sera. Tutti davanti alla televisione a vedere il Varietà con Raffaella Carrà. Io non mi ricordo. Ora io faccio il vecchio della situazione. Cominciamo. Ma infatti tu sei messo tre generazioni in mezzo perché ci fai da. Io sono dell'epoca del Grande Fratello. Ecco, io sono dell'epoca delle Balcano, c'erano le bombe che cadevano, no? Magari vuoi dire questo? No, no. Sì. No. Don Lurio, Natale se lo ricorda benissimo. Le gemelle Kessler. Te le ricordi le Kessler? Certo che me le ricordo. Io Io ero piccolo, cominciavo. Non è che sono degli anni 60, non sono proprio. 60? Sì, 60. Io sono del 90, cioè, un bimbo, Stello, sei un bimbo. un bimbo appena nato. Però dicevo, portare oggi quello che. Facciamo per esempio abbiamo la macchina del tempo, no? A un certo punto qui torna tra di noi, magari fosse possibile, un personaggio come il grande Corrado, no? Ti ricordi Corrado? Come sono legato a Corrado Mantoni. Corrado Mantoni, che è stato forse veramente uno dei presentatori più nuovi, all'avanguardia, con la battuta più pronta. Quello ha iniziato più... anche lui in radio, no? Con la corrida. Sono tutti partiti dalle radio. Quindi. Dalla radio, una volta la radio. Ecco, immaginiamo che per un attimo abbiamo Corrado qui, no? Per esempio. Corrado. Buonasera e benvenuti alla corrida. Non finisce qui. Questa era la frase. Questo è il tormentone di Corrado. Classica di Corrado, no? Che Corrado, per esempio, oggi, che ne so, deve entrare nella casa del Grande Fratello. Fratello, com'è che diceva la Daria Bignardi? Ragazzi. Che magari avrebbe adottato un altro metodo, no? Ecco, per esempio. Non lo so. Signori, buonasera e benvenuti nella casa del Grande Fratello. E poi, non lo so, anche due opinionisti. Adesso chi abbiamo come opinionisti? Vabbè, adesso abbiamo la lussuria dappertutto. C'è Malgioglio adesso è chi è? Amendola? No, lo sai che non lo vedo il Grande Fratello, giuro. Noi preparatissimi, siamo in due che non guardiamo il Grande Fratello. Cioè io e te. Malgioglio e Claudio Amendola, magari una volta che ci poteva essere. Pozzetto e Troisi. Ecco, vediamo i nostri opinionisti. Renato Pozzetto è praticamente, no? Sono molto contento. Questa settimana quella signorina lì non si è comportata tanto bene. Una cosa del genere, no? Oppure Troisi e Massimo Troisi.
Sì, proprio, sì, scusate, cioè, secondo me c'è cioè, proprio una cosa non è possibile, cioè, fa, cioè quelli che abbiamo visto questa settimana, cioè, l'eliminazione dei concorrenti, cioè, proprio. E quindi, insomma, abbiamo... cioè, immagino beh, una cosa del genere. Beh, però sarebbe stato bello, sarebbe... forse l'avrei visto, giuro che l'avrei visto. Sarebbe stato... Qual è? Qual è quel tormentone che ultimamente fa? Perché dice freeze quando si fermano tutti? Ah, freeze, freeze. Freeze. Come freeze. Dire, Corrado direbbe freeze. Freeze. E tutti fermi. Va bene, allora ricordo il numero per mettervi in contatto con noi: 366 450 500. Questo è il numero di WhatsApp. Questa è la trasmissione che va in onda, come dicevo, ogni giorno, dal lunedì al sabato su Radio Amore TV. E salutiamo i nostri amici che ci stanno vedendo, appunto, anche su Esperia TV. E se facciamo ciao con la manina, certo, ci vedono. Ciao ragazzi. Ci vedono. Ciao. Allora andiamo adesso a vederci il prossimo video, che è appunto quello di Beyoncé. Bella, libera gente, vediamoci in radio, Allora, oggi dicevamo argomento televisione. Questa prima puntata parte oggi e soprattutto abbiamo anche il supporto della TV. Abbiamo il digitale terrestre grazie ad Esperia TV. E da Esperia TV oggi sono venuti a trovarci due personaggi importanti. Noi abbiamo scelto di farci rappresentare oggi da due personaggi importanti. Il nostro Salvatore già è qui. Ciao Salvatore. Ciao, buongiorno a tutti gli amici di Radio Amore TV e grazie per questa vostra straordinaria ospitalità. Grazie di cuore. Grazie a te per essere qui. Insomma, noi insieme a te naturalmente ringraziamo e salutiamo anche... Sì, c'è il mitico direttore di produzione, cioè quello senza il quale non funziona nulla. La radio, la FM, il digitale terrestre, il satellite, lo sport, cioè praticamente nulla. Michele Palermo, ciao. Allora, ciao Michele. Salvatore Audia, giusto? Sì, perfetto. Come Claudia. Audia come Claudia. No, perché noi loro musicisti, Audia, hanno... C'è una bellissima... Vabbè, c'è una tastiera, no? Un piano dove... Chiama Audia, facciamo, lui... così facciamo pubblicità, ecco, alla Ketron, nella fabbrica. La Ketron ci darà qualcosa in cambio. Senti, non ti... guarda, tu fai musica, hai detto. Sì, non si è sentito nulla. Avvicinati al microfono. Vabbè, allora dicevo Audia, ecco, Audia è il... anche perché non ho la cuffia, quindi Audia è il nome di questa tastiera, insomma, di questo piano che è fabbricato dalla Ketron. Ecco, ma lo dire ripeto, no, lo ripeto perché probabilmente ti mandano la tastiera. Qualcosa. Ok, va bene. Allora, Salvatore, noi... Sì. Abbiamo oggi, siamo partiti proprio con questa nuova iniziativa, grazie anche a voi di Esperia TV, questa televisione, parliamone di Esperia TV, che è una televisione calabrese. Sì, dunque Esperia TV trasmette, lo diciamo per gli amici di Messina e per tutto il mondo, perché insomma, certo, noi adesso in questo momento stiamo andando su streaming su radioamore.tv. E però c'è anche la possibilità di vederci, seppure con un po' di ritardo per la verità, anche sul nostro sito che è esperia.tv. È una rete regionale generalista che ha avuto, secondo me, la grande straordinaria fortuna di incrociare gli amici di Radio Amore e insieme a voi, insieme a te Natale, insieme a Francesco e a Rossella, di costruire questa idea altra, che è un po' a metà strada, no? Tra la DJ Television e la RTL. Però questa a me... Sarà che insomma trasmettiamo sto programma anche noi di Esperia sul 18 in digitale terrestre, ma a me piace veramente assai. Ecco, noi siamo felici anche perché per noi è una bella avventura, per, insomma, noi fare radio, diciamo fra virgolette, ci viene un po' più facile, però sapere che ci sono le telecamere comincia ad avere... Chissà Troisi che potrebbe... Cioè, non lo so. Cioè, a me piace questo fatto dell'Esperia TV, cioè, sono proprio appassionati di questa cosa che mi piace. Proprio mi piace assai, pure a te assai. Esperia TV piace anche al grande Troisi. Ricordiamo che Esperia TV copre appunto tutta la Calabria, sì. Quindi l'informazione è a 360 gradi proprio sulla Calabria. E tu sei insomma uno di quelli, noi parliamo di anziani, tu non sei anziano, però sei sicuramente fra... Senti, quelli. Nel senso, tu sei uno storico, diciamo storico. Io sono come Corrado, più o meno, sono l'età di Corrado. Siamo vissuti, diciamo. Quella è la mia stagione. Sei un volto storico, diciamo che sei un volto storico, dai. Sì, oddio. Grazie a Esperia parte anche con il telegiornale che conduco io. Devo fare proprio seria. Fai la persona seria. Dunque, sì, siamo partiti 3 anni e mezzo fa ormai e stiamo cercando di consolidare l'idea generalista, ma anche un'idea altra di Calabria, perché voi insomma
siete un po' fratelli di questo nostro territorio, ci sentiamo assolutamente fratelli, assolutamente. No? Sicilia, Calabria, Messina, Stretto, eccetera. Spesso e volentieri anche noi amplifichiamo, implementiamo, comunichiamo la Calabria o comunque un territorio in maniera alquanto negativa. L'idea, la filosofia, l'obiettivo, la mission di Esperia e sicuramente anche di questa collaborazione con Radio Amore TV è quella di raccontare l'altro pezzo del Mezzogiorno, l'altro pezzo dello Stretto e quindi, come spesso dico io in maniera forse ingenua e banale, la parte piena del bicchiere, insomma. E per il momento ci stiamo riuscendo e sono convinto, fra l'altro anche con la vostra presenza, riusciremo a dare quel tocco di gentilezza e di allegria. Perché voi, insomma, lo sapete, tu Natale lo sai meglio di Stello e di Alessandro, cioè voi aprite di fatto il semigiorno dei nostri programmi, il nostro palinsesto, qui avete, insomma, una bella responsabilità. Noi ce la prendiamo tutta perché siamo felici, Alessandro, siamo felici di fare questa apertura. Mi piace sottolineare questa collaborazione. È proprio una cosa che abbiamo la responsabilità. Che noi forse non me la sentano, cioè, di queste, ormai, e poi siamo partiti, Massimo. Cioè, non è che dice uno fa, poi dice che c'è il mezzogiorno ed è il bicchiere mezzo pieno. Chiaro, chiarissimo, è quello che volevo dire. A me piace sottolineare questa cosa importante, che è questa collaborazione tra siciliani e calabresi, che di solito si dice che si scontrino, invece proprio ecco, chi ci sta guardando e ascoltando potrà capire che la collaborazione, insomma, è alla base di tutto, specialmente fra siciliani. Calabrese. Ecco, noi infatti quello diceva Salvatore è proprio quello di noi vogliamo raccontare la parte sana di queste due realtà, perché purtroppo noi spesso ci scontriamo con quelle che sono le cose che tutti i giorni, i luoghi comuni, no, sulla Sicilia, sulla Calabria. Invece noi dobbiamo sfatare questi luoghi comuni e quindi far vedere che ci sono altre belle cose. Guarda, avete inserito adesso voglio veramente essere serio, avete inserito un elemento che secondo me è fondamentale, è una condizione senza la quale difficilmente riusciremo a fare un salto di categoria, un salto di qualità. Il sistema dell'informazione, il sistema radiotelevisivo, quello del Mezzogiorno, in questo momento è profondamente in crisi. Se non immaginiamo di fare sana e doverosa competizione, ma anche attraverso una serie di sinergie, io credo davvero che, insomma, rischieremo di fare default tutti indistintamente. Esatto. Non avremo la possibilità simpaticamente di sentire magari anche Troisio, di sentire Alessandro o di produrre anche economia attraverso la musica e la radiofonia. In fondo, nel nostro piccolo, restiamo coi piedi per terra, ma Radio Amore TV ed Esperia TV devono, a mio modesto avviso, rappresentare proprio, ecco, questa idea altra, cioè cercare di costruire sinergie. Poi domani magari entreremo in forte competizione, ma quando saremo il Mediaset e la Rai dello Stretto, ecco, sì, ma fino ad allora aiutiamoci, ecco, questa è un po' l'idea, e mi auguro che gli altre radio, altre televisioni della Sicilia e della Calabria comprendano questo messaggio, un messaggio che va al di là, ripeto, di Esperia e di Radio Amore. Noi cerchiamo di essere i mezzi per portare positività, soprattutto. Quindi. Va bene, Salvatore, grazie. No. Vuoi dire qualche altra cosa? Sì, no, voglio soltanto lasciarvi al vostro lavoro. Io andrò dall'altra parte. Grazie davvero di cuore, grazie. Buon lavoro, in bocca al lupo, e speriamo che questo rapporto, questa intesa possa andare ancora avanti per tantissimo tempo. Grazie a te, Salvatore. Allora andiamo noi avanti. Ciao Troisi, ciao. Audio come Claudia. Eccoci tornati in diretta, vediamoci in radio. Abbiamo parlato appunto di questo argomento anche con Salvatore di Esperia TV e siamo tornati di nuovo noi, cari ragazzi. C'è pure Alessandro, è tornato. Ero impallato, come si dice in gergo, da te. E io poi già col naso già prendo mezza telecamera. Però quanto sto soffrendo, Natale, quanto sto soffrendo. Lo so che stai soffrendo a non chiamarmi come mi devi chiamare, però va bene lo stesso, va bene. Allora, questa trasmissione tutti i giorni, sono le 12:29, anzi 30 in questo preciso istante, quindi in diretta su radioamore.tv, e siamo partiti proprio oggi, siamo freschi, no, con questa nuova avventura. Sì, freschissimi anche per dire, anche per dire che la nostra trasmissione si occupa anche della parte, diciamo, anche un po' più divertente, no? Certo. Che è quella degli scherzi. Piace fare gli scherzi. Vogliamo scherzare. Allora, li abbiamo fatto i famosi scherzi telefonici.
Oh, ragazzi, sono tutti al corrente, quindi sì. Ci hanno dato la liberatoria. Cioè, liberatoria, perfetto, tutto in regola, norma c'è. Abbiamo anche il bollino, quindi non c'è. E quindi noi vi facciamo sentire uno degli scherzi che abbiamo preparato, che sentirete giornalmente o quasi, insomma, sulla nostra trasmissione. Scherzo ideato da noi della redazione, sì. Abbiamo provato a fare sto scherzo. Diciamo, lo dobbiamo un pochino spiegare prima, perché certo. Sennò non si capisce. Abbiamo fatto lo scherzo alla moglie di uno chef che fra le altre cose anche famoso, no? Quasi, sì, anche che doveva partire ad una ambisce a diventare famoso. A diventare famoso, già lo è, però ha già fatto qualcosa in televisione. E praticamente abbiamo telefonato alla moglie dicendo che il marito era stato contattato alla prova del cuoco, ma non si era presentato e che quindi incorreva in una penale. Questa è un po' la storia, e quindi la moglie è all'oscuro di tutto. E sentite un po' come reagisce. Salve, sono Renato della redazione della prova del cuoco e cercavo praticamente, no? Sì. Sì, cercavo lo chef Paolo Romeo, che praticamente c'era la diretta e non si è presentato, per cui e per informarla, siccome che non risponde neanche al telefono, no? E che ci sarebbe da pagare una penale equivalente a 3.000 euro. Scusi, ma lei questo numero come ce l'ha? È praticamente lo chef Paolo Romeo ha lasciato il numero suo, al quale non risponde mai, e un altro numero che era questo qui. Non so con chi parlo. Sì, sono la moglie. Eh sì, è sorto questo problema. Praticamente io sono Renato della redazione a prova del cuoco. Ci sarebbe da pagare 3.000 euro la penale per la diretta che è saltata, purtroppo. Pagare una penale di 3.000 euro perché ha passato la prova del cuoco? Ma non mi risulta che mio marito è stato mai contattato per la prova del cuoco. Eh sì, io sono Renato della redazione della prova del cuoco nel 8%. Cercavo lo chef Paolo Romeo, praticamente è successo questa cosa e c'è da pagare 3.000 euro. Adesso non so chi ce li deve dare questi 3.000 euro, faccia lei. Guardi, mi coglie. Cioè, non so cosa le devo dire, perché io non so. Anche perché diciamo che oggi è l'ultimo giorno che mio marito abbia fatto richiesta per fare la prova del fuoco. Eh sì, qui a noi ci risulta viviamo sotto lo stesso tetto. È quindi stato anche contattato, magari non l'avrà detto. Anche perché oggi è l'ultimo giorno che si può pagare 3.000, perché da domani saranno altri 500 euro al giorno. Mi può dare un recapito telefonico? La faccio contattare da mio marito. Sì, ci può chiamare redazione prova del cuoco 06? Un attimo solo, prendo una penna, un secondo solo. Allora mi dica. Allora il numero 06. È 06744. Pronto? E Sandro, sono Renato, sempre dalla prova del cuoco. A parte che lei è una grande maleducata, no? Lo dico perché mi ha attaccato anche il telefono in faccia. Allora, guarda, adesso capisco anche. Io non gli ho attaccato assolutamente nulla, perché sì. Sono in un punto dove il telefono non prende. Lei mi sta chiamando, mi fa lo squillo e mi stacca. Mi perdoni, mi scusi. Adesso ho capito anche perché il marito non si è presentato, è una cosa di famiglia. Vabbè. Voi al sud siete tutti fatti così. A parte che abbiamo un problema, no? Abbiamo un problema che se lei entro tre giorni non paga, e 3.000 diventano 6.000, e quello è un problema che poi è un problema vostro. Mi scusi un attimo, mi perdoni, io ho chiamato mio marito mi ha detto che voi l'avete contattato perché volevate delle delucidazioni per quanto riguarda fare una registrazione di cucina tipica messinese, ma non l'avete contattato. Poi tra l'altro questa penale, mi perdoni, mio marito ha firmato un contratto con voi. Guardi, io sono Renato, lui ha firmato un contratto, io se vuole lascio il numero della redazione, perché non posso stare qui a mettere con lei, che a parte che mi attacca il telefono in faccia, è una cosa che non tollero proprio. Quindi allora, le do il numero se lo vuole segnare, se no. Le ribadisco che io non ho assolutamente riattaccato il telefono a nessuno, perché sono in un punto della città dove il telefono non prende. E questi saranno anche affari suoi, anche a parte che la Clerice è molto arrabbiata, l'Antonella si è arrabbiata per il fatto della cucina messinese, che ci tenevano tanto. E basta, io ribadisco che entro tre giorni dovrebbe pagare 3.000. Mio marito il telefono prende. Non capisco perché state continuando a chiamare a me, perché io l'ho chiamato 3.000. E noi abbiamo qui due numeri, uno non risponde mai e l'altro è questo che risponde. Qual è l'altro numero, gentilmente? Me lo può dire? Sì, il numero
un attimo, è il 328 78 86. Guardi, lei può provare tranquillamente a chiamare. Sì, abbiamo adesso riprovato, noi adesso lo chiamiamo il primo, non possiamo perdere tutto il pomeriggio qui che non si è neanche presentato. Dai 3.000 possono passare a 6.000, questi poi sono problemi vostri. Sono Renato, chiamato dalla redazione. Ma mio marito ha firmato qualche cosa? Sì, ha firmato il contratto. Ma quando? L'ha firmato adesso, praticamente 2 mesi fa. Due mesi fa quando? Dove, mi scusi? Sì, la data adesso non la so, io mi hanno chiamato, io sono della redazione, sono Renato. Adesso guardi, non so dire cosa... Su questo numero, ascolti, sì, facciamo una cosa, perché le ribadisco, ho tra l'altro la bambina che devo andarla a prendere in un posto e mi stanno aspettando. Esatto. Se lei gentilmente su questo numero di telefono mi manda con messaggio un recapito telefonico, io vi faccio contattare subito da mio marito. Vabbè, senza dubbio, se lo vuole segnare io glielo ho detto. In questo momento non ho modo. Va bene, io sono Renato, sono della redazione del Prima del Cuoco. Sono 3.000 euro da pagare, detto 3 giorni sono 6.000 e poi basta. Senta, poi se ne parla, se dobbiamo pagare 3.000, se dobbiamo pagare 6.000, dico poi ne parliamo in separate sede, in separata sede, cioè voglio capire che cosa ha firmato mio marito. Io faccio il mio lavoro, sono Renato, Prima del Cuoco. Mi avrebbe avvisato di una cosa di questo genere, cioè tra l'altro è una cosa alla quale l'ho sempre spinto io di fare, non l'ha mai fatto, cioè non capisco com'è che ha preso questa cosa senza avvisarmi. Non lo so, questi saranno problemi vostri, io mi dispiace, infatti, sono Renato. Comunque, aspetti un attimo che mi scrivo questo numero di telefono. Sì. E vi faccio contattare subito, mi dica. 06. Aspetti, pure la penna non scrive. 06. 06. 4. Un attimino. 66. Cioè, non ci avete neanche le penne lì su. Veramente. Senta, che numero lei da dove viene? Sono di Milano, sono Renato, alla Prova del Cuoco. Sì, va bene. 66, 4. 006. Sì. Sì. 01. Adesso faccio allora, mandare un pacco 06, di penne. 06, 64. No, guardi, 66 non ce l'abbiamo. 66 terminato. Abbiamo lo 06. 4. Sì. 01. Va bene, allora lo faccio contattare. Comunque, qualsiasi cosa, io sono Renato, la Prova del Cuoco, 3.000 euro, sì, 3 giorni sono 6.000. Sono Renato della Prova del Cuoco, beh, questo sì, l'avevo capito. Mi fa molto piacere. Va bene. Pronto? Oh, Simo. Senti che una cosa, questo ha richiamato, la penale può arrivare a 6.000 euro, mi dà il numero di telefono, c'è la Clerici che è incazzata, suo marito... Aspetta un attimo, guarda, ti passa una persona. Beh, a parte che non mi sembra il caso qui sapere attivi coglioni, io sono stato molto gentile, 3.000, sono Renato e la Prova del Cuoco, ho detto poco, basta. Ma andate a fare il culo. Eccoci qua, siamo tornati, ritorna il video e siamo tornati anche noi di Vediamoci in radio. Vediamoci in radio, ci vediamo. Vedo Stello. Ecco, meno male che vedi Stello, non le stelle, perché sarebbe stato ancora più brutto. Allora, l'argomento di oggi, abbiamo sentito anche il nostro scherzo telefonico, l'argomento di oggi è la televisione, no? Sì. La televisione, questo mezzo che ormai non ne possiamo fare a meno, però noi siamo un po' anche lo sviluppo della televisione. Io prima di continuare voglio ricordare il numero di WhatsApp, se volete interagire con noi, ed è 366 41 50 500, ripeto, 366 41 50 500, oppure anche sulla chat della nostra sulla nostra piattaforma, quindi su www.radioamore.tv. Noi siamo, dicevamo, un po' l'evoluzione. Quando si parla di televisione, come non si può non parlare dei talent oggi, no? Cioè, che il talent è proprio quello, cioè, oggi è la colonna portante della TV. Cioè, sì. Si diventa famosi grazie ai talent, cioè, il musicista, il cantante va ai talent, il comico va ai talent, c'è anche il talent di cucina, no? Tutti, ormai sono tutti bambini, tutti. Oppure quel programma, il boss delle torte, il più grande... Ora c'è anche quello dei comici, il boss dei comici. Quindi ormai sono tutti boss, sono tutti talent, quindi... Chissà se faranno i talent per i DJ, magari per i televisivi. Cioè, ormai su tutto lo possono fare i talent. E quindi il talent è proprio la colonna portante della TV.
quanto sono importanti i talent, quanto aiutano e quanto invece, cioè, secondo te Natale, quanto... Ma io credo che i talent siano importanti, no? Anche perché magari qualcuno ha un po' di visibilità, possono avere, c'è tanta visibilità, però poi averne troppi, poi c'è troppo, una volta c'era molto più spazio, anche sia per quanto riguarda il comico, l'artista in genere, però adesso per esempio il mondo della musica, dei cantanti, cioè, ci sono troppi talent, cioè, c'è poco spazio, cioè, ci sono troppi cantanti e poco spazio in TV. Cioè, se tu avessi l'età, no? Ecco, cioè, cominciamo, io non ho capito, avessi l'età. No, se tu avessi l'età, perché sei fuori età? Cioè, no, ecco, siccome i talent spesso... Ma perché mi dici sei fuori quota? Cioè, tu parteciperesti a un talent? Sì, io ci ho partecipato ai talent. Sì? Non mi hanno mai preso, però cioè, sono arrivato, però poi cioè, ne ho fatti un paio, poi ho capito il meccanismo e non l'ho fatti più. Per esempio, Stello, che potresti partecipare a Imps Factor. Imps Factor, ecco, bravo. Ecco. Però lì non c'è età, lì non c'è età. No. Questa è bella, questa mi è piaciuta, bravissimo. Nuovo talent per gli over. Ecco, infatti. E, no, io li ho fatti, dicevo, però in alcuni sono arrivato proprio ad essere... perché diciamolo, no, io ho la passione per il canto, oltre a quella per la radio. E... però poi mi sono scontrato con dei meccanismi i quali non mi sono molto piaciuti, ho deciso di non farne più, quindi per questo era il solo per questo non ne ho fatti più, però insomma io agli altri dico fateli, per carità, tu sì, sei diciamo giovane. È una televisione ormai fast food, così, cioè, compari e poi chissà, cioè, compari non... ma proprio bisogna compare, cioè, se non sei compare compari una volta un anno e poi chi lo sa. Anche, cioè, per i io comici, non lo per so, cantanti. Ma io proprio ho la voglia. Per esempio, io non so cosa pagherei per andare a una trasmissione di Barbara D'Urso. Ecco, per esempio. No, ma pagheresti addirittura. Perché ogni volta che si parla di televisione si scivola sulla D'Urso. Cioè, ma proprio si scivola. È che proprio è che lei non scivola. È scivolata. Questa la televisione era. Grazie, buonasera. Ecco. Maurizio 80. Ha detto Barbara tutta. Che poi Maurizio Costanza ha tirato fuori tante persone, tanti talenti, cioè tante persone che oggi sono famose e grazie a lui. Infatti, per esempio, Demo Morselli. No, Morselli. Dante, ricordiamo il numero teleponico. 4 tei tette. Tette, 4 tette, tette, tei. Ecco. Tei, grazie. Che adesso è tornato Maurizio Costanzo con il Maurizio Costanzo Show di sera. Maurizio Costanzo. Ciao. Sì. Devo Martelli. Ti ricordi qualche ospite fisso di Maurizio Costanzo? Che è Bandiera, Dario Bandiera. Dario Bandiera è un grande rumorista, possiamo chiamarlo così. Rumorista. Per esempio Enzo Iacchetti è partito da lì. Enzo Iacchetti, se non fosse stato grande rumorista. Grande rumorista e grande, e sono veramente grandi personaggi sono partiti da lì, grandi comici, musicisti, tanti artisti veramente devono dire grazie. Ligabue per esempio anche. Era un ospite del Costanzo Show. Non lo sapevi, cioè. Non lo sapevi? Sì. Ma perché sei giovane, vedi, Ligabue quante cose è un ti ospite sei perso. Del Costanzo Show. È diventato Ligabue. Io sono anziano, però ti giuro che mi sono visto tante cose che tu non potrai mai vedere. Luzzano Ligabue. E Costanzo chiudeva sempre, cioè la cosa importante è che tutti quanti i personaggi più noti dello spettacolo chiudono con un tormentone. Questa è sempre una legge, no? E Costanzo faceva buonanotte. Ti pario. Io mi ricordo di Costanzo, Boni, grazie. Sì, però lui chiudeva sempre dicendo: Contigli per gli acquitti. Buonanotte, sipario. Cioè, buonanotte, tipario. Come il Mike Buongiorno aveva allegria, cioè tutti avevano un tormentone che funzionava. Allegria di Maurizio Costanzo. Io conosco loro che tanto è Peppa, ieri c'era Peppa. Chi è Peppa? No, Peppa Pig. Bruno. Bruno Peppa. Per esempio Bruno Vespa, prima di adesso c'è da una vita che c'è Vespa, io mi ricordo da quando è iniziata dalla Rai praticamente. Vespa Peppa. Buonasera e benvenuti a Porta a Porta. Questa sera parleremo di politica, parleremo con un sondaggio del professor Mannheimer. Che cosa fa l'uomo italiano dopo aver fatto amore? Il 5% degli italiani dice mi giro dall'altro lato e dormo. Un altro 5% dice mi fumo una sigaretta
e il restante 90% dice: mi alzo, mi vesto e torno a casa da mia moglie. Ok, batta Beppa, batta, batta musica. Ok, sentiamoci la prossima canzone. Ci facciamo salutare da stavolta da Albano, ok? Che dici? Va bene, mi piace, vi saluto, Albano. Vi saluto e musica. Vediamoci radio. Eccoci qua, bella, la radio è bella perché non ci si vede, no? La televisione ci si vede, quindi dobbiamo essere proprio attenti, precisi, non ci possiamo così fare prenderci libertà alcune, insomma, alcune sì, altre no. E siamo tornati in diretta con Vediamoci in Radio ogni giorno dalle 12 alle 13 e 15 in diretta su radioamore.tv. salutiamo gli amici appunto di Esperia TV che oggi appunto tutti i giorni insomma ci vediamo appunto a quest'ora. Siamo un po' responsabili, come diciamo, dell'apertura del palinsesto, quindi abbiamo questa bella responsabilità, e noi quando si tratta di queste responsabilità ancora non sto facce, non che proprio la responsabilità c'è. Io non me la sento, cioè, ancora no, non sei riuscito a prenderti questa responsabilità del mezzogiorno, no? Proprio non me la sento. Non te la... allora io e Alessandro invece abbiamo deciso di prenderci questa responsabilità insieme a Rossella, che oggi invece non se l'è presa tantissimo la responsabilità. Rossella oggi perché non si è truccata bene, quindi abbiamo trovato pochi trucchi, vediamo se domani riusciamo a un po' a metterla un po' più a suo agio, e ci manca la perché la presenza femminile è importante, molto importante, Stello, tu che dici? È importante la presenza femminile, perché ci sono io che faccio l'anziano femminile. Tu che fai l'artista musicista e quindi insomma sei di mezza età, no, di mezza età sono io, tu sei un po' più giovane. Non scambiamo, ecco, voglio. Appunto fai l'anziano, io faccio l'anziano e quello ansioso fra le altre cose, e poi c'è Stello invece che rappresenta la nuova generazione, quindi lui è ventenne, quindi ancora proprio fresco, ventenne, giovanissimo, però è talentuoso, molto talentuoso. Mica poteva fare parte della trasmissione, cioè noi qui a Radio Amore TV sono talentuosi. E a proposito di talenti, caro Alessandro, c'è un amico nostro che fra le altre cose ci fa divertire, cioè tu pensa Natale, cioè amico nostro davvero, perché noi abbiamo conosciuto in due situazioni differenti quest'estate tu, un personaggio che ci ha fatto divertire con una bella canzone, ma poi io ho scoperto che è anche un bravo showman. Sì, è uno che si diverte, è uno che fa anche radio la mattina con il nostro radio, collega. Insieme a Roberto Ferrari. Roberto Ferrari. Io ho avuto il piacere di averlo l'anno scorso, ho presentato una serata in Gioiosa, e lui c'era, ha cantato, ma ha fatto anche così, ha intrattenuto. Davide De Marinis, ciao! Ciao ragazzi, come state? Ciao Davide! Buongiorno! Bene. Buongiorno. Io sto così, sono un po' influenzato, mannaggia. Questo è il periodo, guarda, non so perché, ma molta gente in questo periodo ha qualche problema. Poi per chi canta diventa veramente un po' più difficile. Allora, Davide, come stai a parte l'influenza dal punto di vista artistico, come va? Io so che sei impegnato anche tutte le mattine con Roberto Ferrari, no? Sì, appena dopo pranzo iniziamo la nostra diretta dalle 2 alle 3, anzi dalle 3 alle 4. Ecco, si vede che stai male. Si vede che sono influenzato. Dalle 3 alle 4 in diretta su vari social, ma soprattutto adesso anche su Facebook, e quindi se qualcuno si collega su Facebook e viene sulla mia pagina, sul mio profilo, oppure sulla pagina... la fanpage di Roberto Ferrari può vederci e farsi due risate insieme a noi. Ma oggi ti presenti col termometro, come ti presenti con la papalina? No, sei sempre tu. No, sono solo un pochettino, mi sto preparando perché comunque devo uscire, non posso. Bisogna reagire in tutti i sensi. Assolutamente. Allora, noi dicevamo con Alessandro, quest'anno abbiamo avuto il piacere di conoscerci. Prima lui, hai conosciuto lui che ti ha accompagnato musicalmente, insomma, delle serate. E poi ha conosciuto te. Dice, ma io conosco Alessandro. E poi ha conosciuto me, insomma, ci siamo conosciuti in un altro ambito con le Miss, ti ricordi? Le famose serate. Certo. Ecco, quindi. Che poi è rimasta una bella serata, quella è veramente una bellissima serata. Però io mi ricordo di te anche perché c'è questo nuovo disco che sta avendo anche un discreto successo, ricordiamolo, Davide. Sì, no, noi abbiamo fatto quest'estate, ho cantato per ogni stella, è andata direi bene. E adesso stiamo uscendo con
con un nuovo singolo che si chiama Banana, che la canta Roberto. Cioè, devo mandare, anzi, ve lo devo mandare. Bravo, infatti, mandeselo, perché così cominciamo anche noi a farlo vedere, sì, farlo ascoltare. Un pezzo profondo. Sì, immagino. Un pezzo da sbucciare, più che altro. Insomma, e quest'estate è andata benissimo, no? Adesso stai preparando con questa canzone, naturalmente Banana potrebbe essere anche un tormentone della prossima estate, no Davide? Beh sì, guarda, in realtà adesso noi stiamo andando con tranquillità, anche se alcune radio già la stanno mettendo, l'ha messo la stessa radio DJ, e dobbiamo preparare il video, e vogliamo fare un video dove Roberto Ferrari fa vedere finalmente le sue qualità come ballerino, perché ecco. Voi non sapete, ma in realtà lui è un passato viaggiatore dello spazio. Sì, infatti. Ma c'è riuscito? No, ancora no. L'hanno mandato da qualche parte, però sullo spazio ancora sullo spazio, non c'è. No, lui è andato a fare le prove in Russia. Sì, lo so che ha questa passione. È andato a fare un corso di preparazione, sai, con tutti i vari test, le simulazioni. Questo sì, però poi nello spazio non ce l'hanno mandato, si vede che non ha passato. Sarà che come me non c'entra, siccome lui fa parte della NASA, nel senso che... Io non l'hanno accettato, ho detto questo fa spionaggio. Ecco, quindi lui abbiamo più o meno lo stesso problema con, quindi forse non chiudeva lo blow dell'astronave per il NASA, quindi probabilmente per questo non c'entrava. Ma io devo dire che quest'estate ho avuto modo di vedere che Davide è molto bravo a cantare Battisti. Per esempio, io ho avuto il piacere di accompagnarlo al piano in una delle sue serate, con questo viaggio. È stata una bella serata, sì, bravo, è vero, Max. Vero, mi sono divertito tantissimo ed è stato davvero bello. A parte che è molto emozionante sentir cantare Battisti da te, perché un po' forse ti avvicini, o sbaglio? Sì, un po' la mia voce in alcuni passaggi assomiglia. Quindi ragazzi all'ascolto, se volete organizzare serate Battisti con Mattia alle tastiere, telefonate al 349, no, però contattateci, perché merita veramente, è stata una bella serata. Ecco, lui suona, tu canti, io passo col cattino, dico, se riesco. Va bene Davide, grazie per tua disponibilità. Grazie amici miei. Grazie Davide. Ciao Davide. Un bacione, ciao. Alla prossima, grazie. Sì. No, io volevo specificare, siccome lui diceva spesso, volevo ringraziare Macchia che mi ha accompagnato al piano. Ecco, sei tu Macchia? Ecco, Macchia sono, cioè, se no la gente non capisce. Ecco, perché... Alessandro, Femminò, cioè, Macchia, sono sempre io. Cioè, tre nomi. Cioè... Siccome sei un animatore di villaggi turistici, hai quindi anche il soprannome che è Macchia. Tu, qui, Macchia. Qui come animatore, Stello, basta. Qui come animatore c'è Stello. Allora, due animatori, fresco. Se avete un rianimatore per me va bene anche. Ok, ci fermiamo, musica, torniamo naturalmente per gli ultimi 15 minuti qui di oggi con Vediamoci in Radio. Per libera gente, Vediamoci in Radio. Icona Pop, Emergency. Siamo tornati per l'ultimo quarto d'ora di oggi, ultimi 15 minuti di Vediamoci in Radio. Lo ricordiamo ogni giorno dal lunedì al sabato con, e questa è la squadra più Rossella, che oggi non c'è, dico, siamo, ci alterneremo pian piano, oggi saremo sempre, oggi siamo, esatto, in formazione, cioè, quasi tipo, ci manca l'attaccante di sfondamento. Formazione, sentito. Sì. Per l'Italia abbiamo Buffon, Nesta, Cannavaro e Gigi D'Alessio, Dino e Roberto Baggio, i due fratelli, sono fratelli, no. Ci mancava sentito formazione. Ecco, tu quando senti formazione, quando dà l'input, lui parte, senza fare. Oggi siamo io, Alessandro e Stello, ma la formazione appunto è con Rossella, ma non saremo sempre tutti e quattro, insomma ci alterneremo ai microfoni, ci hai fatto cominciare l'anziano, quindi... Perché tu ci volevi, cioè, come, certo, presenza, cioè, a parte sei il motore di questa... Sì, diesel, per le altre cose. Noi siamo le ruote, cioè, pian pianino, cioè, facciamo parte di questo autoveicolo. Ma sei bravissimo. Cioè, mi vedi diverso. Mi stupisci. Cioè, rispetto a quest'estate... Anche perché la gente che ci conosce sa che noi siamo molto più aperti anche quanto ad altre... Quanto sto soffrendo, Natale, quanto sto però soffrendo. Però oggi siamo seri, più o meno, quindi... Io avere a che fare con due animatori, quindi già diventa... No, spieghiamo, cioè,
di solito c'è quest'estate noi facevamo conducevamo un programma insieme a Rossella in esterna, no? In un lido in spiaggia, in spiaggia, dove eravamo un po' più coloriti, non solo da quanto riguarda il porto, ma anche nell'esprimerci. Vabbè, eravamo un po' più, era estate, eravamo un po' più, allora più... abbiamo deciso allora facciamo sto programma un po' più serioso, certo, un po' più, certo. Allora io sto soffrendo, signor Natale, io sto soffrendo, ecco, ma perché no, ecco, basta, non lo dico, basta, l'hai detto. Ti sei sfogato? Sì, adesso allora, basta, ecco, basta. Siccome rientriamo la signora, così si deve sfogare, se no noi potevamo andare avanti, c'ero legato, ecco, non si può andare avanti. L'argomento di oggi è, diciamo, la televisione. Ora facciamo un sondaggio fra tutte e tre, no? Qual è il programma più visto da noi tre? Ecco, tu per esempio cosa vedi in televisione, Stello? Io di solito vedo qualche reality del tipo MasterChef. Ecco, perché... Ecco, e si vede, giusto? MasterChef. E si vede, Stella, vabbè, ok. Mi piace, soprattutto che quel personaggio, no, di MasterChef. Ci sono questi diciamo questi che chef spicca di più, no? Ce n'è uno che spicca più degli altri. Che è Bastianic. Che ha veramente fatto un piatto veramente... che comincia per M e finisce per Erda, secondo me. Brutto piatto. Somiglia a una cosa di colore marrone, veramente. Bello, bravo. Tu sei più per la cucina, per il programma di cucina, però seguo anche questi reality musicali, ormai sono un sacco. Tantissimo. IMS Factor. Ecco, lo farò anch'io, tu. No, io devo dire che non ho un programma preferito, io sono un grande osservatore della televisione, la guardo un po' tutta, cercando anche di guardarla con un occhio critico, perché mi piace entrare nei particolari. Quindi non posso dire che ho un programma preferito rispetto ad un altro, però la guardo molto la TV, la guardo molto. Meno male, sì, quindi... cioè, davanti, no, perché dietro si vede. Sì. No, io pure, a me piacciono, per esempio, essendo anziano, quindi a me piacciono, a parte quelli musicali che seguo per ovvi motivi, insomma, legati anche al lobby, alla Carosello. Carosello ormai non lo fanno più. Però dico, guardo anche molto le tribune politiche, no? Quelle che si chiamano altre tribune politiche, okay. Però insomma i talk show, quelli dove ci sono gli ospiti politici, quelli che... Ma li guardo tutti, sai perché? Oppure, che ne so, Piazza Pulita, l'Arena. Io lo immagino. No, l'Arena non la guardo. L'Arena no. Io lo immagino perché. Anche perché l'Arena non è un talk show politico, c'entra niente, quindi no, assolutamente. E guardo per esempio Piazza Pulita, guardo Ballarò, guardo Di Martedì, questi, per poi farmi un'idea, no? Perché poi guardandoli tutti ti rendi conto, i personaggi più o meno dicono le stesse cose, però ci sono dei giornalisti che hanno magari vedute diverse, fanno servizi diversi, con opinioni diverse, quindi riesco un po' a farmi un'idea. Però le trasmissioni musicali, e poi non perdo una puntata della D'Urso, tutte le guardo. Tutte della D'Urso? Tutte, guardo. A me, per esempio, per quanto riguarda i programmi politici cioè, che hai nominato, cioè, volevo dire che in pratica tutti i personaggi politici che vanno lì sono sempre gli stessi, che ruotano attorno a tutti gli stessi programmi. Quindi i politici sono diventati quasi degli attori con gettone di presenza che vanno prima in uno, poi nell'altro, a sparare sempre le stesse cose. E poi diventa anche bello perché diventa diventa un cabaret la trasmissione, cioè, politica in televisione. Poi ce ne sono Salvini, poi c'è l'altro. Abbiamo Bellucconi. Mi consente, caro Costanzo. Sono stato appena adesso da Vespa. Grazie, Bellucconi. Parliamo. Invece fra le cose più viste da Rossella, che, diciamo, il segreto. No, Natale, no. Quello è un segreto. Dove c'è Candela, dove c'è Bernardo. Non c'è Bernardo, c'è. Perché no? C'è, che ne so, la signora, mi ricordo. Io non... Bastello, tu segui il segreto? No, il segreto purtroppo no. No, per fortuna no. Va bene, allora abbiamo l'ultima parte della nostra trasmissione. Sono le 13.08, quindi abbiamo il video e poi il tempo di salutarci e poi torneremo. Ricordiamo il numero WhatsApp 366 41 50 500, quindi chiunque ci... O scrivere, sì. Benissimo. Ecco, perfetto. E proprio dice vediamoci in RAN. Che come? Vediamoci in RAN.
Friday Night, la canzone che ci accompagna all'ultima parte della nostra... Ma sai che pronuncia? Ci siamo guardati in faccia. Veramente, piaciuta? L'ultima parte della nostra trasmissione. Adesso i saluti, i ringraziamenti di Vediamoci in Radio, che torna domani. Torna domani, sempre il consueto orario, dalle 12 alle 13.15. 13.15. Abbiamo domani sicuramente un altro argomento, svilupperemo un altro argomento. Avremo degli altri ospiti, sia probabilmente al telefono, perché domani ci saranno appunto ospiti musicali o di altri generi artistici nel corso della nostra trasmissione. Saremo ancora una volta, e li ringraziamo, i nostri amici che sono anche qui ancora a tenerci compagnia, i nostri amici di Esperia TV. Non ci facciamo mancare nulla. Assolutamente nulla. Grazie quindi al nostro Francesco che è stato in regia. Come al solito impeccabile il nostro Francesco. Come sempre. Bravissimo. Grazie. Francesco detto? Parasporo. Parasporo. C'è sempre. Detto, certo. È così. Grazie Stello, grazie Alessandro. Grazie a te. Grazie Natale, è andata alla prima. È andata, siamo contenti, ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Vediamoci in radio. 12, 13 e 15. Ciao.